La EasyTrid K7 è una delle più piccole stampanti 3D e viene venduta a meno di 100 euro e, quindi, potrebbe essere un'ottima scelta per chi vuole avvicinarsi a questo mondo o vuole fare un regalo a dei bambini. Il prezzo diventa ancora più interessante grazie al codice sconto che troverai alla fine della recensione e grazie al quale potrai avere questa stampante 3D al prezzo di circa 75 euro. All'interno della confezione, insieme alla stampante 3D, ci sono il manuale utente, l'alimentatore, un po' di filamento di colore bianco per testare subito la stampante, due lettori micro SD di tipo USB, una micro SD, il supporto per la bobina del filamento, le viti ed il cacciavite per il montaggio della stampante, che è estremamente semplice. Il contenuto della confezione, grazie anche alla presenza del filamento, permette di testare fin da subito questa piccola stampante 3D. Montare la stampante è molto semplice, visto che sarà sufficiente incastrare il braccio alla base e dopo fissare il tutto con le viti in dotazione. Il reggibobina va semplicemente incastrato sul lato della stampante, ma non può essere fissato in modo saldo e forse l'azienda avrebbe potuto pensare una soluzione migliore, magari dando la possibilità di bloccarlo con un paio di viti. Dopo il montaggio bisognerà effettuare il livellamento del piatto in modo che sia ben posizionato orizzontalmente e per farlo bisognerà posizionare la punta dell'estrusore sui quattro angoli del piatto e agire sulle quattro viti presenti nella parte inferiore. Si avrà una corretta regolazione se in ognuno dei quattro punti riuscirà a passare un foglio di carta sentendo un minimo di pressione. Questo indicherà che tra l'estrusore e la base c'è la giusta distanza. La stampante integra sul lato il pulsante Home, uno switch, lo slot per la micro SD, la porta USB e la porta di alimentazione. L'unico altro tasto è posizionato nella parte frontale ed è quello per avviare la stampa o per metterla in pausa. Lo switch può essere posizionato su tre diverse posizioni in base all'operazione che bisogna svolgere. Posizionandolo nella prima posizione si potrà inserire il filamento che verrà riscaldato, teso e fatto fuoriuscire. Questa operazione va effettuata prima di iniziare ogni stampa. La seconda posizione è quella da selezionare per procedere con la stampa andando a cliccare il tasto play. La terza posizione, invece, permette di estrarre il filamento. La stampante integra anche una ventolina e quindi è dotata di un sistema di raffreddamento. Nella micro SD inclusa in confezione ci sono due files per effettuare subito una stampa, un razzo ed il classico Cali Cut che serve anche a capire la precisione della stampa, ma anche il manuale utente in varie lingue e, soprattutto, diversi video che mostrano come montare la stampante, come risolvere alcuni problemi che potrebbero presentarsi, come effettuare il livellamento ed anche dei video che spiegano come si utilizzano i software EasyWare K7 e Cura per lo slice dei files STL. Questi video sono molto importanti poiché questa stampante verrà acquistata principalmente da chi non ha esperienza di stampa 3D e che quindi potrà avere subito a disposizione delle guide, per capire meglio il funzionamento generale. Questa stampante utilizza un ugello da 0,4 mm e la temperatura raggiunta dall'estrusore va dai 180 ai 230 gradi. Per poter stampare bisogna utilizzare dei files G-code che possono essere ricavati dai files STL utilizzando il programma di slice della stampante che ha EasyWare K7 ed è molto semplice da utilizzare e permette di regolare le dimensioni del modello da stampare, di ruotarlo e di scegliere anche la qualità di stampa affidandosi alle impostazioni automatiche, che permettono di scegliere tra le opzioni Fast, Standard ed Optimize, o a quelle manuali dove è possibile modificare le varie impostazioni, come, per esempio, la velocità e la temperatura. Per l'operazione di slice è possibile utilizzare anche il programma Cura. Completata la procedura di slicing è possibile vedere il modello dall'alto, frontalmente o lateralmente, ma anche informazioni riguardo la durata della stampa e la quantità in metri di filamento che verrà utilizzato. Non so se la quantità sia precisa, ma la durata di sicuro non lo è, visto che impiega circa il triplo del tempo indicato. Ovviamente sarà possibile salvare il file sul computer che si sta utilizzando, ma anche direttamente sulla micro SD che poi dovrà essere inserita nella stampante. Una volta ottenuto il file si può procedere con la stampa, ma bisogna fare una precisazione riguardo il filamento. Le dimensioni della stampante non permettono di utilizzare bobine di grandi dimensioni, visto che non possono essere montate sul supporto e, in ogni caso,
andrebbero ad urtare con il piatto durante la stampa e per questo motivo bisogna dotarsi di un supporto se si vuole utilizzare una classica bobina o bisogna acquistarne una di dimensioni ridotte. Per la prima prova di stampa, però, il filamento incluso nella confezione è perfetto. Per effettuare una stampa 3D bisogna inserire la micro SD, collegare il cavo di alimentazione, posizionare lo switch sulla prima posizione ed attendere che del filamento esca dall'ugello, posizionare lo switch sulla seconda posizione, cliccare il tasto Home per essere sicuri che il braccio e la base siano posizionati correttamente, ed infine cliccare sul tasto Play. Effettuati i vari passaggi non resta che aspettare che la stampante faccia il suo lavoro e l'attesa è un po' lunga visto che per il Calica impiegherà circa 4 ore. Inoltre, i tempi di stampa indicati nel software Easyware non sono affidabili, visto che generalmente, come già detto in precedenza, serve il triplo del tempo rispetto a quello indicato. Io non sono un esperto di stampanti 3D, ma i risultati finali ottenuti con questa EasyThread K7 sono più che soddisfacenti considerando il prezzo di vendita. Se il modello che si vuole stampare non presenta troppi dettagli particolari, si avrà un prodotto ben realizzato ed anche abbastanza preciso nelle dimensioni. Come puoi vedere nell'esempio del Calica che ha le dimensioni corrette quasi al 100%, mentre per dei modelli un po' più complessi il risultato finale potrebbe essere meno buono. Ovviamente la qualità delle stampe dipende anche dalla qualità del filamento utilizzato. Io ne ho scelto uno su Amazon con delle buone recensioni. Ma con il tempo e con l'esperienza potrò imparare a scegliere il filamento migliore, anche perché penso che in un prossimo futuro acquisterò una stampante 3D migliore per divertirmi un po' ed allo stesso tempo ottenere stampe di maggiore qualità e con dimensioni maggiori. Questa stampante 3D forse serve proprio ad avvicinarsi a questo mondo e per capire se può essere un qualcosa di interessante, ma senza spendere una cifra molto elevata. La EasyThread K7 può anche essere un'ottima idea regalo per i più piccoli che potranno passare del tempo con i propri genitori a cercare modelli da stampare o da ricreare tramite programmi dedicati e partendo da cui magari appassionarsi a materie ed argomenti che potrebbero essere utili nel loro futuro, come per esempio la programmazione. La EasyThread K7 può essere acquistata su Gearberry al prezzo di 75 euro utilizzando il codice sconto che puoi trovare in descrizione. Io l'ho acquistata proprio su Gearberry e l'ho ricevuta in circa 10 giorni. Questa stampante è abbastanza richiesta, visto che per un periodo era anche difficile trovarla, ma ora è nuovamente disponibile ed il prezzo rimane sempre interessante. Io l'ho ricevuta a luglio ed in quel momento l'avevo pagata 68 euro. Avevo condiviso l'offerta nel gruppo Telegram e se non vuoi perderti offerte come questa ti consiglio di entrare nel gruppo. Questa non è di certo la stampante 3D migliore presente sul mercato, ma a questo prezzo è difficile chiedere di più. Se ti va, lascia un mi piace al video ed iscriviti al canale. Presto arriveranno altri video ed altre recensioni interessanti, quindi attiva la campanellina per ricevere una notifica.